Nella prima giornata di qualificazioni al tabellone principale ha preso il via al Pala Badminton di Milano la 18ª edizione dello Yonex Italian International, con 300 atleti in rappresentanza di 46 paesi del mondo che si sfideranno sui campi dell'impianto lombardo fino alle finali di domenica 16 dicembre. Nella prima uscita delle qualificazioni, gran parte del team Italia è sceso in campo a caccia di un pass per il tabellone principale. Nel singolare maschile non è bastato un generoso Giovanni Greco, che dopo aver superato i primi due turni si è arreso nel terzo match di giornata all'olandese Joran Quickel per 21-11-21-13. Ho fatto tre partite, sono partito bene, battendo lo svizzero che era il testa di serie delle qualificazioni del mio gruppo. Poi ho battuto un coreano al terzo set, peccato per l'ultima partita, ma il mio avversario, l'olandese, ha veramente giocato bene oggi. Il torneo sicuramente non è finito perché domani avrò il primo turno di tabellone principale in doppio maschile. L'obiettivo in singolo era sicuramente di passare le qualificazioni, non ci sono riuscito per poco, però contento lo stesso. Soddisfazione nel singolare femminile per Judith Meyer, che ha staccato il pass per il tabellone principale superando la maltese Fiorella Marie Sadowski 21-5-21-13. La partita è andata abbastanza bene, sono contentissima di arrivare al tabellone per i punti che ricevo adesso e spero che va bene in futuro. Voglio fare una bella partita e dare tutto quello che so fare e ci vediamo.